Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Fekir, in molti l'avete richiesta questa player review del TOTS francese COC del Betis, e ve la porto, e diciamo che gli animassi ma davvero buona carta. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e qui in descrizione troverete i link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Allora, io l'ho comprato per farci diciamo compravendita e ora sta andando male come compravendita, però nel mentre l'ho anche provato. Cosa ne penso? Beh, se lo vediamo così a primo impatto vediamo tanti 90, ma tanti, 91 in fisico, 97 in dribbling, vabbè, eccetera eccetera. Bisogna anche analizzare nel dettaglio questi valori in carta e vedere come si attuano in game. Secondo Footbin, Fekir da 90 si passa a 94 come COC senza stile intesa. Se li mettiamo tipo il base arriva a 97 e ovviamente nessun giocatore può esistere senza stile intesa, quindi il base fa arrivare a questa carta 97 di rating. Che stile intesa? Beh, ve lo posso già dire, ovviamente, a parer mio è scontato il base. Però, potrebbe essere buono anche utilizzare un motore, secondo anche Footbin. E ci sta, o base o motore. Io l'ho provato con Falco perché l'ho comprato così, ma sinceramente è un po' inutile come cosa, ecco. Perché la forza è elevata in carta. A 96 ci sta, interessante. Però, sì, è elevata in carta, però in game, appunto, non è così evidente, forse per il body type medio o per l'altezza 173 cm. Diciamo che i contrasti li regge più o meno bene grazie appunto alla forza ma anche all'equilibrio che gli permette di restare in piedi, di avere un dribbling molto molto agile nello stretto grazie anche all'agilità ma anche a un movimento rapido nel drag back. Si gira rapidamente senza perdere l'equilibrio ed è una cosa positivissima. Reattività 85, controlla e dribbla l'uomo che è una bellezza grazie anche alle 4 stelle skill. Non ha problemi nel controllo palla, se la allunga pochissimo è davvero ottima cosa. La freddezza è 98, sbaglia poco. Il passaggio anche è ottimo, magari possiamo notare un 86 in passaggio lungo che non è proprio brutto sinceramente parlando. Ma in linea di massima davvero ottimo, ottimo passaggio. Il tiro altrettanto, veramente interessante. L'unica pecca che ho riscontrato è il piede debole, 3 stelle di piede debole e il suo piede preferito è il mancino, praticamente usa e sa usare per lo più il mancino. Se vogliamo tirare di destro con lui o passarla di destro dobbiamo cercare un passaggio ravvicinato, non estremamente lungo magari, e dobbiamo tirare di destro in area con lui possibilmente. Ma del tiro mi è piaciuta tutta quanta quella cosa che è possibile ottenere tramite un tiro. Ho parlato in maniera abbastanza strana, però vi spiego. Praticamente il tiro si suddivide in tiro dalla distanza, tiro in aria, precisione, pallonetto e penso di averli detti tutti, sì. Allora, dalla distanza non ci sono problemi, potenza tiro e long shot. In aria non ci sono problemi, finalizzazione e potenza tiro. Al volo non ci sono problemi grazie al tiro al volo 90. Rigori non sono nemmeno bruttissimi con un 86 in carta. Si posiziona bene come COC grazie anche a Workrates, medio in difesa e alto in attacco. Buon Workrates. Velocità ottima, ottima davvero. Messo come COC centrale se la cava veramente bene. Io ho provato sia COC centrale sia centrocampista centrale. Sinceramente anche centrocampista centrale non è bruttissimo. Ecco, grazie alla forza potrà recuperare qualche pallone, ma anche grazie all'aggressività che è 86 in carta. La resistenza è un po' così e così, 87. Ci siamo, più o meno io avrei preferito più resistenza, scusatemi, ma va bene così. Come alternativa vi dico Odegaard o Santi Cazorla. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, beh, francese della Liga Santander ha una lega ottima, è un'ottima nazione, gli do anche un 4.5. Solo la squadra magari può dar fastidio, però grazie alla nazione e alla sua militanza nella la Liga Santander riuscirà ad essere ibridabile. Magari con un Mbappé, Belleder si può ibridare. Il suo prezzo è di circa 575.000 crediti. Io l'ho pagato 600.000 crediti. E in linea di massima non è elevatissimo, scusatemi. E a parer mio scenderà anche sui 500.000 crediti, ma dopo la Weekend League. Ma ragazzi, siamo giunti alle battute finali di questa player review. E il mio voto per questa carta è un 9+. Ragazzi, io lo reputo davvero un ottimo giocatore, un'ottima carta. Dal prezzo non eccessivo, però il piede debole si sente, purtroppo si sente. E appunto anche la forza è strana, la resistenza può essere accettabile,
diciamo, davvero un ottimo, ottimo COC. Però non è il top COC, ma potrebbe rientrare nella mia top 10 di COC. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Hashtag NMF, Fugio Vispo, vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli!